Minorenni, sigarette e molestie, un titolo molto emblematico per un servizio che secondo me farà molto discutere, proposto ieri da Matteo Viviani alle Iene. In pratica Viviani raccoglie la, per così dire, testimonianza di una ragazza molto carina, probabilmente di minore età, la quale sarebbe stata per l'appunto oggetto di molestie da parte di un tabaccaio. Questo tabaccaio, infatti, nel momento in cui questa ragazza ogni volta si recava nel suo esercizio commerciale, in qualche maniera avrebbe allungato le mani nei suoi confronti, dapprima con semplici abbracci, dapprima con semplici toccatine anche nei glutei, anche nel seno, per poi in qualche maniera chiedere se addirittura la ragazza volesse andare a casa sua per essere, per così dire, insegnata su come toccarsi a livello intimo, a livello personale, e dove andare a toccare per riuscire a provare il cosiddetto orgasmo. Insomma, un servizio che mi ha profondamente colpito, mi ha lasciato basito, che mi ha veramente lasciato senza parole. In questo servizio abbiamo come caratteristica quella della volontà da parte di un uomo grande, maggiorenne, che in qualche maniera si trova in, così dire, per così dire, relazionarsi in relazione, tra virgolette, con delle ragazze minorenni e, tra virgolette, utilizza questo suo, chiamiamolo, questa sua età per farsi vedere, per farsi notare. Addirittura è sì consapevole da una parte di quello che sta facendo, ma dall'altra in qualche maniera cerca di essere il più lontano possibile da quello che potrebbe accadere di lì a poco. Ma questa persona sicuramente, secondo me, si sarà resa conto forse più tardi di quello che ha fatto, anche perché alla fine il buon Matteo Viviani lo mette, tra virgolette, con le spalle al muro, come si suol dire, lo mette strette, e gli fa capire che in qualche maniera avrebbe sbagliato a fare qualcosa. Beh, in questo servizio voglio dire che ci sono tanti elementi di cui si può dibattere, di cui si discutere: elemento sessuale, elemento intimo, l'elemento appunto di chi è maggiorenne, in qualche maniera vuole andare a colpire, tra virgolette, una ragazza indifesa, e lo fa in modo più che consapevole, secondo la mia opinione. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, iscrivetevi, commentate, e un saluto a tutti, grazie.